La prima dimostrazione, il 24 novembre, era stata molto pacifica e creativa, c'erano un sacco di studenti e ragazzi. Pensavo sarebbe finita lì, invece era solo l'inizio. Il fattore scatenante è stato questo pestaggio di studenti, proprio qua dietro, sotto la colonna, la notte del 30 novembre, credo. Ed è stato questo che ha fatto arrivare gran parte della gente in piazza e li ha fatti arrivare per rimanere. Quando sono poi tornato a febbraio l'atmosfera era completamente diversa, più tesa, con tutti i dimostranti che andavano giù col passamontagna, il giubbotto antiproiettile. Sergei Nigoyan era uno studente di origine armena, veniva da un piccolo villaggio contadino a 500 km a est di Kiev, vicino a Dnipropetrovsk, ed è stata la prima vittima di arma da fuoco di Maidan. Senti, il giorno dei cecchini, stando lì sul posto, cosa hai visto? Sono riuscito ad arrivare in piazza tardi e quello che mi ha colpito in quel giorno era stato questa partecipazione collettiva, quasi un evento biblico. C'era il pericolo che sparassero ad altre persone, nessuno sapeva dove fossero i cecchini. Nonostante questo, la piazza era piena di gente, tutti si davano da fare per spostare le pietre dalla piazza fino in cima dove stavano sparando e costruire dei muri. C'era proprio una catena umana di persone. La lotta è giocata tantissimo dai media sin dall'inizio. Televisione di Yanukovych e le televisioni non di Yanukovych. Adesso sono le televisioni russe contro le televisioni ucraine. Ma secondo te la verità dove sta? Dal campo è difficile da vedere. Cioè, io posso dirti se le persone erano spontanee in quello che facevano, no, lo erano. E lo sono ancora, però indubbiamente c'è sempre qualcuno che cerca di trarre vantaggio dalla situazione, cerca di manovrare quello che sta succedendo. E tu come cerchi di raccontarlo, il conflitto? Io ho sempre cercato di raccontarlo dal punto di vista delle persone, cercare di trasmettere le emotività e la partecipazione che c'è all'interno della piazza. Стануть гору і повірні, і не помішає там ніхто, свободи на піца, поки в кожному з нас живуть душа Україна.